Traffico intenso, rallentato e lunghe code qui all'Isert come previsto in questo sabato in cui si incrociano le ultime partenze per le vacanze e i primi rientri. Autovie Venete prevede che in questo weekend saranno circa 340.000 i veicoli che transiteranno sulla rete di competenza. Già in mattinata sono cominciati i primi rallentamenti all'Isert in entrambi i sensi di marcia e la situazione dovrebbe peggiorare, in particolare per i rientri nella giornata di domani da Bollino Rosso, specie dal tardo pomeriggio. Traffico intenso anche sulla direttrice A23 A4 da Udine Sud in direzione nord di Palmanova e alla carreggiata ovest in direzione Venezia, dove si concentra il volume maggiore di traffico per effetto anche del ritorno dei lavoratori dell'Est Europa e dei propri paesi d'origine. Nei dettagli, nell'intero weekend sono previsti quasi 60.000 veicoli in entrata all'Isert e 500.000 in uscita. Alla Tisana è attesa una sorta di ricambio dei vacanzieri tipici di questa parte finale di stagione, a cui si devono aggiungere il pendolare del mare. Come sempre accade in questi casi, Autovie sta impiegando il massimo delle forze in campo, circa 200 persone. Per i mezzi pesanti vale il divieto di circolazione fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 20 di domani. Autovie raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza da chi ci precede, di rispettare i limiti di velocità, in particolare gli 80 km/h per i veicoli leggeri e 60 per quelli pesanti sui tratti di gestione cantieri.